pochissimo di Fossano, siamo in compagnia di Mister Viassi dopo la sconfitta del Fossano con la Caraschese in questa prima giornata. Allora Mister, in settimana aveva messo in guardia i suoi di non ovviamente esaltarsi per le buone prestazioni del precampionato, oggi è arrivata una sconfitta, ovviamente avete giocato quasi tutta la partita in 10 contro 11, penso che però non si accontentano dell'approccio che hanno avuto i suoi nella prima mezz'ora almeno. No, non sono contento perché è una squadra che vuole stare al vertice e non può pensare che se rimane in 10 di non reggere la partita, quindi da quel punto di vista lì sono arrabbiato per quello e poi perché negli episodi siamo stati poco attenti e tutto quanto, e penso che Caraschese ha meritato questa vittoria. Sicuramente Brovi l'ha preparata bene, e ci ha giocato sopra e tutto quanto, però penso che più anche penso per il nostro demerito, nel senso che oggi più che poco brillanti, proprio brillanti di testa, quindi così mi dispiace per quello, perché abbiamo fatto vedere penso la brutta copia del Fossano. Ovviamente dopo l'espulsione di Sampo ha dovuto coprirsi, quindi insomma i piani che lei aveva comunque pensato per questa partita non si sono di fatto potuti realizzare per tutta la partita. Diciamo che insomma adesso nella seconda giornata bisognerà far vedere qual è il vero Fossano, no? Anche sì, perché sì, questa è stata una partita, come ha detto lei, l'approccio sbagliato, ma giocare in 10-10 contro 11 è veramente molto difficile. No, veramente difficile, è una squadra organizzata che gioca a calcio, che è sul palleggio così, ma poi allora la tipologia di come giochiamo noi, che viene espulso il difensore centrale, sei costretto per metterne uno a dover, diciamo così, togliere una punta esterna, e poi il trequartista, poi Romani si deve alzare per giocare esterno, non ha caratteristiche di esterno, non ha corsa, quindi saltano un po' tutti i riferimenti da quel punto di vista lì. E poi Bottasso non sta tanto bene perché ha un dito del piede messo male, niente, cioè abbiamo così, anche se penso, e non voglio, non è una giustificazione ma una constatazione, penso che però l'espulsione di Sampo sia esagerata nel primo giallo, e se dal giallo il primo dopo due minuti per uno scontro così al limite dell'area con la difesa piazzata, con l'avversario che non poteva andare da nessuna parte, era in copertura, c'era dei giocatori in copertura, sembra che l'espulsione dopo 7-8 minuti di gioco, certo, mi sembra esagerata. L'ultima cosa invece su questa Caraschese, che ha confermato il blocco dell'anno scorso, ha inserito dei giovani interessanti, questa è una squadra che può rimanere lì nelle alte posizioni, no? Credo. No, ma penso che la squadra, la Caraschese, rimarrà lì, poi che sia bello giocare e dire che devo salvarmi e tutte queste cose qua, ma cioè, io penso che le squadre che si devono salvare sono altre, per la fortuna della Caraschese, con dei giocatori come Celeste, e Mazzaferra e altri, cioè parlare di salvezza poi a casa d'altri a me non piace guardare, ma bisogna anche essere obiettivi, perché sennò si finisce per così, per pensare di essere nel villaggio di Walt Disney, quindi siccome si fa calcio, ripeto, è anche bello dire com'è, che la Caraschese ha perso dei giocatori ma ha perso un titolare dell'anno scorso che è Pupillo, poi sostituito con Mazzaferra, che è un giocatore anche se giovane di qualità, quindi oggi gli mancava Prizzo e Pirrotta che saranno due titolari, e opla, il gioco è fatto, cioè nel senso gli 11 titolari sono di assoluto livello, quindi sicuramente la Caraschese lotterà per i primi posti.